Dolci super tranquilli, bentornati. Dopo lo scorso video in cui abbiamo realizzato il gloriosissimo sistema di irrigazione con i pannelli solari, anzi fotovoltaici, un sistema di irrigazione completamente scollegato dalla rete, totalmente off-grid, molto ben funzionante, sì. Subito dopo hanno cominciato i diluvi universali durati settimane, e questo è l'unico frangente di bel tempo, sì, che si presenta da molti molti giorni, e quindi tutte queste piogge significano crescita delle erbe, tanta crescita. L'orto sta incominciando a diventare una giungla, è proprio una giungla. Proprio. E quindi possiamo celebrare l'arrivo del glorioso multiutensile della Ego Power, sì, con decespugliatore a filo, a lama. E coltivatore, la fresina, tipo motozappa barra, sì, erpice, anzi barra sarchiatore. Sarchiatore. Una fresina che però può essere anche un sarchiatore. Bene. Niente, la cui presente Pippi si presterà alla parte pratica, sì, io mi presterò alla parte di riprese, e quindi andiamo. Sei felice? Tanto. Di prenderti cura della parte delle riprese? Tanto. Tanto schiocco di dita. Ma tu sei felice di prenderti parte della parte pratica? Io sono felicissima, non aspettavo altro di questo momento. Dai. Che il filo è corto perché si è rotto, e adesso quando lo metto in moto il decespugliatore, da un colpo con la testina e il filo magicamente si allungherà. Si è tagliato da solo, ma voglia, si è allungato, sì. Guarda i pezzi, si, sì, li vedi i pezzi. E decespogliando, siamo un po' stanchi, la batteria sta gradualmente calando, sì, e prima che finisca io vorrei provare anche il coltivatore. Sì. Andiamo a vedere. Andiamo a vederlo. Fa ancora meno rumore col coltivatore. Guarda come si cammina bene adesso. Vero? Guarda, anche senza guardare si cammina. Questa è l'ultima fila che stiamo preparando, quella in cui abbiamo messo dei primi coraggiosi pomodori sacrificati in una terra che abbiamo lavorato alla perfezione, poi però ci ha piovuto sopra e è diventata compatta. Adesso, dopo questo passaggio di forcavanga, con la terra oggettivamente bagnata, vediamo come lavora. Vediamo. È una porcata, ma sono troppo curioso. Magari comincio dal fondo. Mm? Thank you.
questo punto l'intenzione è quella di erodere veramente solo la crosta superficiale, ci accontenteremmo di questo, anche perché se scendiamo troppo incomincia a impantanarsi la terra fangosa e non ci serve. Morale della favola, dopo aver cespugliato e fresato con il multiutensile, da un lato si sta facendo un caldo insostenibile, dall'altro si sta preparando la pioggia, dall'altro ancora abbiamo appuntamento con dei nuovi amichetti che ospiteranno lo spazio della serra, perché come si può vedere dove precedentemente era montata ora non c'è più. E perché non c'è più? Perché giustamente ci stiamo spostando, stiamo traslocando e i proprietari di casa avevano una certa fretta e quindi in tempi tempestivi l'abbiamo tolta e grazie all'aiuto di questi amichetti l'abbiamo spostata intanto nel nuovo paese e oggi pomeriggio, se Dio vuole e se il cielo anche ce lo permetterà, procederemo con il montaggio, quindi per oggi rientriamo. Come ci è sembrata questo primo collaudo del multiutensile? Allora, la considerazione generale è molto positiva, in particolare la prima considerazione che mi viene da fare è sulle non vibrazioni o pochissime vibrazioni che fa il multiutensile. Perché parlo proprio delle vibrazioni? Perché ho un gomito un po' invalido. E oltre al peso, la vibrazione dell'attrezzo è una componente importante, diciamo una caratteristica importante perché io lo possa utilizzare. Mi aspettavo, speravo a questo punto, visto il caldo e l'afa, che la batteria durasse di meno, invece è durata tanto. Ho mollato prima io della batteria. E poi cosa? Quante tacche sono rimaste ancora? Due. Sono rimaste due, abbiamo lavorato un'oretta abbondante, un'oretta e mezza. Non abbiamo cronometrato, ma credo di sì. Ho realizzato finalmente il sogno di imbracarmi con uno zainetto per non scaricare tutto il peso su una spalla e sulle braccia. L'esperienza è stata molto molto positiva, quasi lo non metterei per uscire, guarda. C'è un punto a sfavore che hai proprio trovato e dici questo proprio mi tedia? Ma l'unica almeno che mi viene in mente adesso è la facilità nel togliere la sicura per far partire l'avvio, la leva di avvio del gas, diciamo. Visto che io sono molto distratta e metto le mani dappertutto, il fatto che sia così facile da avviare per me potrebbe essere rischioso, però per il resto è facile da usare, gli attrezzi si usano bene, il peso è buono, la maneggevolezza pure e lo zaino è meraviglioso. Tutto. Mi permetto di dire che l'attacco che aggancia e che sgancia i vari utensili, quindi il punto di innesto tra utensile e corpo motore, fa un po' di resistenza sia a entrare sia a uscire. O bisognerà metterci un po' d'olio o bisognerà prenderci manualità, però se fosse un po' più in stile attacco rapido lo preferirei. Ma questi sono tutti dettagli che penso che potremo vedere in un video apposito in cui analizzeremo i pro e i contro. In senso assoluto comunque devo dire che non respirare il puzzo di benzina, non sentire tutte queste vibrazioni e neanche tutto questo rumore è positivo.
e in generale comunque me lo aspettavo più pesante lo zainetto con la batteria. È stato facile portarlo. Poi la batteria è tra le più grandi, no? La batteria è più grande di potenza, di durata e di volume, quindi. No, dopo la 7,5 c'è la 10 e la 12. Ah, allora è il filo. Nel frattempo sta iniziando a piovere. Probabilmente fra un po' inizierà anche a grandinare. Per adesso è tutto. Tanti bacetti. Vi vogliamo bene. Tanti. E buon attimo presente. Buon attimo presente.